Spiegateci quali sono le idee nuove della televisione e confrontatevi anche con noi, che saremmo brutti, sporchi, cattivi, quello che volete, ma forse qualche ideuzza ce l'abbiamo. Come sapete, tempo fa per la FIOM mi sono candidato a direttore generale della RAI, non ritiro questa candidatura, oggi è forte anche, diciamo, di un sostegno, come dire, popolare largo, e noi non gli faremo fare i loro giochini come hanno sempre fatto un po' da soli, né faremo dire a chi gestisce la RAI che il servizio pubblico è uno e indivisibile, anche perché, abbiate pazienza, uno mi sembra francamente un'eresia dirlo che uno, insomma, capisco che magari si hanno come riferimenti teologici, però che sia uno, no, tutti quelli che svolgono attività di servizio, magari anche in maniera volontaria, sono comunque dei, come dire, fanno comunque servizio pubblico, quindi non ci può essere un'esclusiva perché la si scrive a contratto. E per quanto l'indivisibilità, onestamente, se c'è una cosa che in questi anni è stata divisa più della RAI, io ancora non la conosco, quindi se la RAI è servizio pubblico è molto divisibile, diciamo che è stato diviso fino all'infinitesima particella, no? E quindi direi che con un po' di pudore questo presidente della RAI dovrebbe smettere di dire questo tipo di fesserie e cominciare ad affrontare un po' seriamente il problema della televisione, perché hanno perso anche la Dandini. E si può perdere la Dandini, si può perdere Santoro, lasciatemelo dire con chiarezza. Non c'è nessun, voglio dire, non è che senza Santoro, senza la Dandini, la televisione non può andare avanti. Però quando li perdi devi sapere che cosa ci metti al posto loro, perché se non sai cosa ci metti al posto loro, hai distrutto una linea di prodotto e non hai inventato assolutamente niente. E se fai questo per ragioni extra aziendali, vuol dire che tu stai soltanto, ancora una volta, subendo delle censure. Perché è l'unica parola che mi viene di poter dire, perché anche questa non si può più usare, perché chi la usa si trova di fronte alle obiezioni: ah, ma tu fai la vittima. No, io non faccio la vittima manco per idea, sto al centro del ring e meno con tutte le mie forze, non sono una vittima, però in Italia la censura c'è.